tutte pasticce, eccomi qua. Ciao a tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Sono qua per registrare il video sui prodotti finiti del mese di gennaio, dicembre e... ho un cavallo di nocchia. E novembre, se non sbaglio, che faccio come sempre con la fantastica ragazza con cui collaboro, facendo appunto questo video. Non so che ragionamento sto facendo. Comunque, quello che voglio dire è con Nicole, JustNicole93, di cui vi lascio sempre, come sempre, il video in collaborazione con me e il link del suo canale qua sotto nell'info box. E niente, intanto lei le saluto e le mando un bacio forte, forte, forte. E quindi, niente, direi di iniziare subito. Come sempre, qui ho la mia fantastica borsetta che ho adibito a contenitore dei prodotti che ho finito. Partiamo da quelli più così. Allora, lasciate perdere il disegno. Ho un compagno di banco idiota. Comunque, allora, prima cosa di cui vi parlo, che ho finito in questi mesi, sono questi 120 dischetti della Cotonette, 100% puro cotone, ideali per ogni utilizzo, e sono appunto questi qua, sono dei classici dischetti, non hanno le cuciture ai lati, però comunque la cosa buona è che non si sfaldano. Li prende mia mamma, sinceramente penso prenda quelli che costano meno, come è giusto sinceramente che sia, perché non ho voglia di spendere 3 euro per magari 20 dischetti, cioè no. Quindi va benissimo, basta anche siano dischetti. Ah, ne ho finiti 2 pacchi! E l'altro pacco è questo qua, sempre 120, però stavolta sono della Fior di Magnolia, 120 dischetti per make-up, anche qua sempre 100% puro cotone, classici, anche con quelli mi ci sono trovati molto bene. Un altro prodotto di cui voglio parlare è questo tipo maschera qua riflessante della Biopoint, color mask, colore trattamento, solo in 5 minuti. Allora, io mi ci sono trovata sinceramente bene, ve l'avevo fatta vedere quando vi avevo detto la prima volta il mio primo cambio di colore scuro, quindi forse non mi ricordo esattamente che video, comunque un po' di video fa, ve lo lascio qua sotto nel box. Niente, prima di usare una vera e propria tinta ho preferito utilizzare questa qua della Biopoint, che è tipo un colore trattamento, una maschera riflessante. Questa qua è nella tonalità marron glacé scuro. Non mi è dispiaciuta, le maschere riflessanti hanno la caratteristica che dopo 2 o 3 lavaggi sbiadiscono, appunto, scaricano davvero tantissimo il colore. Diciamo che, ok, per me, che io comunque non ho ricrescita da coprire, io avevo le mesh bionde, non so se vi ricordate, comunque avevo queste mesh bionde che erano in videocamera, non si vedevano molto, però erano molto molto evidenti, e niente, diciamo, perché poi mi ero stufata di queste mesh bionde, cioè è normale, e allora volevo coprirle. Prima di utilizzare una vera e propria tinta ho deciso di... mia mamma mi ha fatto provare questo qua, e niente, soltanto che dopo 2 o 3 lavaggi le mesh bionde si rivedevano di nuovo. No, dopo 4-5 lavaggi, sì, dopo 5 lavaggi circa, le mesh bionde non si rivedevano di nuovo, non biondo, ma biondo verde. Quindi assolutamente dovevo appunto rifarmi una tinta, poi me ne sono fatta di nuovo un'altra. Questa è la seconda tinta, contando anche la maschera riflessante, per coprire queste mesh bionde, perché appunto dopo un tot di lavaggi, adesso no. Adesso sinceramente le ho coperte e non penso ne rifarò più una tinta, però dopo un tot di lavaggi il colore scarica e le mesh bionde si rivedevano. Quindi comunque, poche parole, mi ci sono trovata bene. Per chi vuole magari dare un po' di riflessi e non ha voglia e non ha tempo di comprarsi una tinta e dice sì, me la farò più là, questo qua è un valido sostituto, giusto per dare un po' di riflesso al capello. Altra cosa che ho finito è, appunto, vi avevo detto che avevo provato una tinta, non ho qua lo scatola, perché ovviamente non bisogna tenere mai le scatole, e appunto avevo provato questa tinta, che era una tinta naturale, e questo qua era il campioncino dello shampoo. Con questa tinta mi c'ero trovata male, è della Fries Monde, ok, che è naturale, però lasciava un odore sul capello che era allucinante. Naturale relativamente, perché è sempre una tinta. Il colore sì, era decente, però la seconda tinta, quella che ho fatto adesso, che è della Biopoint, è molto molto bella, molto più fornita. Questa qua conteneva questo mini shampoo, questo shampoo qua, scrausino, la tinta e i guanti.
Quella del Viewpoint conteneva lo shampoo, la maschera, un elisir, un olio, che ce n'è tanto perché io basta per circa 4, no, ancora una decina di lavaggi. Poi c'è il colore, c'è anche i guanti. E il colore è molto più bello rispetto a questo qua. Non mi è piaciuta questa qua, sinceramente. Anche quella là è senza ammoniaca, quindi è sempre meglio, però è sempre una tinta, Comunque questa qua della Phrase Mode non mi è piaciuta, quindi lasciatela pure lì. Vi consiglio quella della Viewpoint. Poi, non so se ve ne ho mai parlato, però... Non mi ricordo, sapete? Non ho tolto i prodotti che ho finito l'ultima volta. Quindi non ricordo di quale vi ho parlato e di quale no. Comunque ho finito questi qua, che erano dei campioncini di Sephora, della Air Serum e Shampoo, della Frizzy Easy. Ease, non so. Li consiglio a tutti, cioè ragazzi, sono strepitosi, lasciano il capello morbidissimo e davvero eccezionali. Voglio comprarmi assolutamente il siero per capelli. Lo so che lo vendono da Sephora e l'ho trovato anche alla Coin, perché a chi interessasse. Poi ho finito shampoo e balsamo della linea della Ultra Dolce di Garnier, che sapete che è la mia, questa qua in particolare è la mia preferita, ed è quella, la pappa reale miele propoli, quella del tesoro di miele, è eccezionale, mi piace un sacco, mi lascia il capello pulito e la trovo eccezionale davvero. Ho voluto cambiare, mi ci sto trovando molto bene anche con lo shampoo di Yves Rocher che ho comprato nei saldi, davvero eccezionale anche quello. Non mi ci sto trovando bene con un shampoo sempre della Garnier, quello alla lavanda, col buccettino viola. Adesso non ricordo esattamente come si chiami, però non mi era piaciuto, non mi sta piacendo. Poi ho finito una candela che ho qua al contenitore, sinceramente. Adesso magari se ve la piglio, che ho già lavato tutto, scusatemi per il casino, ok. Ho finito questa candela qua. Come potete vedere il contenitore è abbastanza pulito, non l'ho pulito più di tanto perché voglio rifarci una candela, voglio rimetterci dentro con un DIY. Ditemi un po' se vi interessa, comunque so che ci sono in giro perché io appunto l'ho visto un po' di tempo fa. E quella candela lì mi è piaciuta tantissimo, trovo che queste candele qui siano ottime, ottime, ottime. Rimane ancora l'odore comunque. Poi è un'ottima confezione. E sono queste qua della Danti, bouquet fiorito, la mia era. E profumava davvero tantissimo. Profuma secondo me molto di più quella che le jar Yankee Candle. Non so se la vedete comunque. Qua c'è appunto la giarina Yankee Candle. Molto carine, confezioni molto carine, però costano tipo il doppio di queste qua della Danti e profumano secondo me molto meglio quelle della Danti. Comunque, vabbè, pazienza. Ho finito un'altra candela. Martina, quante candele finisci? Questa qua alta verde, che però avevo scartavata tutta la confezione perché volevo tipo di birla, porta qualcosa, robe del genere, ma ho fatto una vaccata e non posso più farla perché è davvero brutta da vedere. L'avevo pagata pochissimo, intorno a un euro e qualcosa, però la cera che c'è qua magari la adibisco, sì, la cera la tengo, dai. E non mi era piaciuta, no, profumava davvero poco, la stanza era proprio lieve, 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 però devo dire per il prezzo che aveva, un euro, andava, va bene, alla grande, però non era... non mi è piaciuta perché poi ho provato quella lì della Danti. Ho finito una mascara, brava me, e questo qua è il classic di Maybelline. È un mascara per tutti i giorni, va molto bene, va. Niente, appunto, per tutti i giorni, non vi aspettate chissà quale volume, chissà quale ciglia, chissà quale nero. È un mascara che è tipo multi action di Essence, per chi ha provato il multi action. Fa un po' queste ciglia un po' più lunghe, non le volumizza tantissimo, è proprio da tutti i giorni, non fa un effetto drammatico come piace a me. Poi vabbè, non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, ecco questa qua è la maschera appunto che ho finito della Viewpoint, ed è appunto questo qua, era lo step 3, quindi molto buona anche quella maschera. Poi ho finito un burro cacao dei Provenzali, ne sto finendo un altro sinceramente. Questo qua era al karité, non mi era dispiaciuto, però non ricomprerò sinceramente più la linea dei Provenzali, li ho provati tutti, sia quello agli agrumi, sia quello al karité, o di là quello all'argan che è di mia mamma, ma non lo ricompro io perché me ne sono preso un altro, che è il proprio stick con cui mi ci sto trovando davvero da Dio. E
poi ho provato ben due volte quello all'olio di mandorle dolci che appunto sta terminando per la seconda volta e non lo ricomprerò più perché uno costa di più rispetto a quello del proprio stick, quindi guardo anche al risparmio sinceramente, anche se sono 50 centesimi, e due perché quello che dovrebbe essere il numero uno in realtà, perché quello della proprio stick mi piace molto di più, mi piace di più l'odore. È naturale anche quello lì, è tutti e due ingredienti naturali, però quello lì mi idrata di più rispetto a questi. Questi qua non, alla fine io non mi ci sono trovata particolarmente bene. Mi idratano ben poco. Vabbè, ve l'avevo già fatto vedere che avevo appunto finito questo struccante, oppure no? Vabbè, comunque ho finito il struccante mini size di Sephora. L'acqua micellare da 50 ml a un prezzo di 4 euro. E mi ci sono trovata bene, infatti ho preso anche il formato più grande. Poi voglio provare comunque altre acque micellari perché adesso ho da provare l'acqua di Yves Rocher, l'acqua micellare di Yves Rocher e il gel detergente tipo struccante di Clarins con il tonico, e voglio provare anche altri tonici per darvi, diciamo, più opinioni. Voglio provare anche l'acqua di Venus per sapervi dire un po' la mia opinione ovviamente a riguardo. Poi i prodotti, però devo aspettare ovviamente di finirli prima perché altrimenti non mi scoccia sinceramente comprare una sfilza di prodotti per poi lasciarli lì, quindi piuttosto aspetto un po' e poi andrò a comprare gli altri. Comunque ho finito anche questa e poi ho finito, mamma mia quante cose, anche questa crema corpo qua dell'olio di argan per tutti i tipi di pelle, come potete vedere ne sto terminando un'altra sempre della stessa marca Cliosan. Però all'aloe vera lì ci fa davvero davvero schifo. Secondo acqua, cerco di farvelo vedere da qua. Spero di aver zoomato bene perché non ho specchio né niente dietro, quindi vabbè, sono 170 ml per un prezzo di 99 centesimi. La compro perché costa poco. L'odore comunque era buono. E tra le due, sinceramente, non so con quale mi ci sto trovando meglio. Però comunque ne fanno di varie. Questa qua all'argan, poi c'è all'aloe. So che ci sono altre cose. E ultimo prodotto che ho finito è il correttore, il full coverage di Kiko, il famosissimo full coverage di Kiko. Mi piace molto il packaging, è davvero molto carino. Sì, ho avuto degli alti e bassi, ve l'ho sempre detto che con questo ho avuto sempre degli alti e bassi. Questo qua è il numero 2 e in sostituzione a quello di Kiko ho comprato, per provarne un altro nuovo, questo qua che costa meno della Catrice ed è il Camouflage. Come potete vedere l'ho già provato e mi ci sto trovando davvero molto bene. Quindi poi vi parlerò magari anche di questi prodotti qua che sto utilizzando. E niente, questo qua è l'ultimo prodotto che ho finito. Niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Mando un bacio ancora enorme a Nicole. E niente, ditemi cosa ne pensate dei video, non lo so, ditemi qualsiasi cosa, come vi dico sempre, qualsiasi cosa che vi passi nella testa. Niente, consigliatemi dei video, vi prego. E iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, e non lo so, fate quello che volete. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, Stitch!